se ci facciamo una chiacchierata, mi racconti appunto come sta andando questa traversata dell'Italia in bicicletta. Sì, boh, diciamo l'inizio già lo conosci, ma comunque sì, ho iniziato da Udine, come bene ormai si sa, ho fatto tutta la Ionica, in pratica sono andato fino a Reggio Calabria, dopodiché ho preso a Messina il traghetto, ho fatto tutta la Sicilia e poi ovviamente sono tornato, faccio ormai da quest'altra parte. Roma, Toscana, poi vado verso Umbria, Lombardia e così via per tornare a Udine. È ancora abbastanza lunga. E beh, immagino. Poi comunque ovviamente tu hai anche dalla tua il problema del meteo, quindi immagino che quando c'è brutto tempo non puoi proseguire. Beh, diciamo che vado avanti lo stesso, io mi fermo per un po'. Se continua, vado comunque. Adesso come guarda, proprio oggi loro due, birichini, mi hanno regalato un sacco di cose, guarda, veramente. Questo Impermeabili. mi hanno preso una giacca Antipioggia. impermeabile, dei pantaloni impermeabili, veramente, guarda, io sempre dicevo no, no, no. Si chiama amicizia. Se tu hai degli amici, loro vogliono starti vicino e sostenerti, che è la cosa più importante. Certo. Raccontami Comunque, ecco. anche. Abbiamo aggiustato bicicletta. Hai aggiustato la bicicletta? Sì, l'abbiamo portata, cioè l'abbiamo. Parla tu che. No, parli tu. No, Abbiamo trovato comunque uno con abbiamo. esperienza e Sì. mette a posto, perché io ho detto ti devi mettere bicicletta molto per bene a posto, perché qui abbiamo tempo e c'è persona che è capace, però in futuro non si sa come sarà, potrebbe Certo. si rompere, avrai difficoltà. Lui deve avere garanzie che deve fare, andare avanti con bicicletta buona. Le donne ne sanno No. sempre più una degli uomini perché, vedi, sono più organizzate, pensano No. all'organizzazione. Tu invece sei No, ma partito. sai cos'è? Io per forza ho detto no, dobbiamo aggiustare bicicletta per bene, cambiare quello che dice lui, quello ruota se serve, cambiamo ruota, tutto deve essere perfetto. No, il fatto è che in pratica la ruota di dietro, essendo un po' storta, e non è dritta, mi hanno spiegato un po', ma e comunque i freni di dietro attaccano poco perché stanno un po' così i Ah, freni, non stanno ok. dritto. Ecco, perciò i freni di dietro qua, quasi non li uso perché vanno fuori uso già da subito, appena mi li regolano un po', solo con quelli davanti, perché era da cambiare proprio la ruota di dietro, ma sai, il viaggio è lungo, soldini si cercano di avere per mangiare, diciamo che comunque. Però lei ha detto a quello lì delle biciclette, fa, no, no, guarda, mettiamo una ruota nuova. E quelli appena aspettano, no? Uno che subito dice, metti tutto nuovo, no? Eh beh, Perché, sai. però è una cosa anche utile perché se devi frenare o comunque ti serve per camminare, poi tu non è che fai dei percorsi cittadini ed è una passione, tu stai facendo un'impresa, cioè quella che stai facendo tu Certo. è una cosa grande, anzi uno dovrebbe rivolgersi alle persone che vendono le bici e sistemano le bici e dire ragazzi, se c'è qualcuno che può darvi una mano, perché non ti dà una mano? Perché anche gli oggetti sono importanti. Tu mi raccontavi all'inizio Certo. che si è mosso qualcosa da quando tu sei partito. C'è stata gente che comunque sta mandando aiuti o comunque ti sta contattando, giusto? Certo, in vari posti dove sono stato, dopo mi hanno fatto vedere che hanno portato nei centri di raccolta, hanno portato delle cose, ecco, per cui questo per me è veramente una gioia immensa perché questo era lo scopo, no? Per poter parlare alle persone per sensibilizzarle, per poter continuare a dare quel poco che possono al nostro Che paese, poco. perché veramente adesso c'è tanta mancanza. Prima, quando è iniziata la guerra, c'erano alcune persone nel bisogno. Adesso, sai bene che hanno devastato città intere. Le persone vivono sotto come dei topi, sai, e non hanno neanche Fondamentalmente da acqua. mangiare acqua pulita, non c'è rubinetto, non c'è nulla. Non c'è nulla. Quindi neanche per Capisci? andare Allora, al bagno non possono andare al bagno perché per mancanza certo, di essenziali. sì. Ci sono i maschi, per esempio, che si limitano sempre per mangiare poco che basti ai bambini, capisci? Che loro dicono noi siamo grandi, ma i bambini non capiscono, ecco. Bambini. Perciò, cioè, per cui adesso
ci sono difficoltà in Italia, noi sappiamo benissimo che sono grosse difficoltà, però se molte persone, quel poco che possono fare, là vuol dire tanto, non devono dare soldi, perché i soldi Sì. possono andare per varie vie, sappiamo bene, però quando porti una scatola di fagioli, quella arriva. Biscottate, biscotti che uno mangia subito, apre e mangia subito senza cucinare, senza Certo. condire. Ma uno dovrebbe pensare che potrebbe succedere anche a noi. Cioè, per come stanno andando le cose, purtroppo il mondo sta andando in una brutta direzione. Quindi, quello che è successo in Ucraina potrebbe succedere anche a noi. Quindi, se non ci si dà una mano a vicenda, che siamo esseri umani, non è che dovrebbe esserci razze, popoli, cioè siamo tutti esseri umani, dovremmo essere tutti vicini. Questa è la cosa principale. Guarda, se dicevi questa cosa un anno fa non ti avrei creduto. Adesso sì, se è successo a noi, che tra l'altro chi ci attacca è quello che dice sempre di essere nostro fratello, allora potrebbe capitare a tutti a questo punto, perché, cioè, capisci, nessuno si sarebbe mai aspettato di una cosa del genere. Ma guarda, da quando è successa la pandemia, a parte che comunque ci sono tante guerre nel mondo che noi non conosciamo perché non ne parlano i giornali, Poco. purtroppo è così. Noi siamo stati fortunati perché almeno io sono stato fortunato perché sono capitato in un periodo dove non c'è la guerra, però se ci si mette un po' a girare e a studiare ci sono tanti posti dove esiste ancora la guerra, dove ci sono i genocidi, dove ci sono dittatori, dove ci sono persone che ammazzano bambini, donne. Cioè, non esiste questa cosa. Cioè, noi parliamo che siamo un popolo evoluto, una civiltà evoluta, non siamo evoluti di nu per niente. Cioè, se ancora continuiamo a farci la guerra, quando invece la guerra non serve, abbiamo anche le risorse, secondo me, al mondo per poter condividere quello che abbiamo, perché Sì. sprechiamo tanto cibo, sprechiamo tante risorse. E invece ci sono persone in questo momento, come in Ucraina, che patiscono gli stenti e non è giusto, cioè non è assolutamente giusto. Impossibile così, una vera Purtroppo guerra, la cosa, crudele, infatti, guerra crudele, molto crudele. la cosa che è più così che dici, un paese che veramente economicamente comunque come la Russia, che anche se hanno tanti introiti, tante entrate, ma finiscono sempre in quelle tasche lì, Sì. c'è il 76% della popolazione della Russia che non hanno la fognatura in casa. E non Non hanno hanno gas in casa, gas in casa. 77%, e questo non lo sa nessuno, perché pensano che Sì. sta. Ma questo Però dovremmo dirlo perché adesso per esempio gli italiani pensano che con gli aumenti che ci saranno per il gas, che si parla del 59%, le bollette saliranno e quindi magari, però lo stipendio c'è, alcuni ce l'hanno ancora per pagarlo, Invece in Ucraina, ma anche in Russia, penso, cioè in altre parti della Russia, il 76% non ha i servizi, quindi il bagno in casa e nemmeno il gas. no, guarda, vado ogni sera sotto un altro albero, tipo, no, per farsi Ah. bisogno, capito? È così. E vivono nelle baraccopoli, proprio nelle baracche di legno. Oltre a Mosca e San Pietroburgo, c'è veramente, veramente una roba pazzesca. Perciò la Russia che spende miliardi al giorno, miliardi di dollari al giorno con la guerra in Ucraina, quando poteva. Per questo io non capisco perché veramente si investe così tanti soldi in armi, quando potrebbero investire in benessere del loro popolo. La Russia, con quei soldi che loro spendono in Ucraina, poteva diventare il paese più bello, più ricco in tutte le parti, non solo Mosca e San Pietroburgo. Certo. Invece cosa fanno? E gli altri purtroppo devono spendere purtroppo altrettanto per difendersi. Noi, Ucraina, adesso cosa pensi? Dovremmo pagare per generazioni, come pagate voi agli americani? Certo. Purtroppo anche noi adesso siamo finiti nella stessa barca. Ma perché Ecco. comunque la Però guerra poi è un business dove guadagnano sempre le lobby, quelle delle armi, sono quelli che certo. ci guadagnano di più, sono quei pochi che però comunque vanno a vendere armi nei paesi dove purtroppo si devono difendere ed è un continuo, perché poi sai, c'è stato il periodo delle mine antiuomo che prima le vendevano e poi dopo le dovevano togliere. L'uranio Certo. impoverito dei proiettili di quello impoverito. Cioè, secondo me l'essere umano non impara la lezione. Poi dice perché si estingue, che molti dicono meglio l'estinzione, e non è giusto. Però non impariamo ancora che
Cioè, io non riesco a pensare che imbracciare un fucile e andare a uccidere gente innocente, bambini, donne, persone anziane che non si possono nemmeno muovere, magari. Oppure che una persona padre di famiglia deve lasciare la famiglia per andare in guerra nel 2022, dove dovrebbe esserci la pace. Usciamo dalla pandemia e adesso la guerra. Cioè, veramente assurdo. La cosa forte è che vedi, la pandemia non c'è più adesso, non Ah si sì, parla più di bravo. Adesso pandemia. non se ne parla più, sì, effettivamente. È scomparsa la È pandemia. sparito tutto un tratto, siamo tutti Cose a più posto. gravi ora, molto più gravi. E sì, però io penso anche questo, mancheranno anche i medicinali lì, giusto? Tanti. Mancano proprio i Diabete, medicinali. cuore, cose malattie, quelli molto importanti. Ma anche quelli di primo soccorso, no? Per esempio, sì, se uno si fa male, diciamo che puoi curarlo subito con qualcosa, giusto per poi dopo che lo portino magari in ospedale, ma il primo soccorso, E voi quei che piccoli consiglio, compiti. per esempio, a chi ci sta ascoltando in questo momento, che consiglio dareste se una persona italiana volesse dare un sostegno, intervenire, come può fare effettivamente, dove può portare queste cose, o anche se volesse fare magari un contributo in denaro, perché dice, guarda, io non ho degli oggetti, ma voglio dare dei soldi a delle persone, a un'associazione, a qualcuno. Allora, in pratica in ogni città in Italia, più che altro da quando adesso è iniziata questa guerra feroce, diciamo, non, alcuni dal 2014 esistono in Italia, alcuni uffici in alcune città, ma da quando è iniziata adesso proprio a bombardarci, quasi in ogni città c'è un'associazione o italiana o ucraina che fanno raccolta di questi prodotti. La cosa che veramente consiglio vivamente di non dare soldi, ma non è che tu devi avere delle cose, vai dal Lidl o vai da un Coop o da un Despa. Ok. Sì, con 10 euro si può comprare tanto, tanti Eh biscotti, beh, anche sì, bassa cavolo. qualità, Sì. e compri cose, perché i soldi, come dicevamo prima, alcuni se lo sono un po' presi con me, perché io dico sempre di non dare soldi invece, ma di comprare, di andare a fare una piccola spesa, porti il pacco là. Perché i soldi dopo cominciano, questo serve per quello, arriva lì magari quel poco che arriva, Invece coprono altri spesi. i beni di prima necessità. Pannolini per bambini, vero? Anche pannolini per bambini, cerotti, Anche gli qualsiasi cosa. omogenizzati, anche tipo gli omogenizzati. Certo, diciamo che tu cominci a pensare così, quando sei in un posto del genere dove non hai niente, Non hai niente, come deserto. Parlavamo con Anna oggi, non è che gli mandi un barattolo di caffè, perché lui ci vive anche senza il caffè. Con quei soldi che tu prendi un barattolo di caffè, Già ci lui. prendi 10 scatolette o 20 di fagioli. E Giusto, giusto. fagioli sono sapienti. Apre e mangia e nutriente. Quindi magari allora scatolame, quindi prodotti tipo per esempio fagioli, ceci, Ceci. La questi prodotti a lunga conservazione. conservazione, quindi prodotti a lunga conservazione, ovviamente la pasta, magari il riso, omogenizzati per i bambini, pannolini, Sì, anche latte in diciamo polvere che a questo punto, perché uno può pensare che ci sono bambini piccoli, quindi latte in polvere, magari anche certo. latte a lunga conservazione, tutti i prodotti che comunque Boh, possono essere trasportati. quello è già più perché anche fa peso, il latte alla conservazione, diciamo che già crea un certo volume e peso. Per cui, però diciamo tutte le cose che ovviamente anche il tonno, ma tonno sappiamo bene che già ha un costo diverso, no? Per cui diciamo bisogna limitarci. Chi magari Quello che sa c'è che in può, offerta, che costa poco. no, chi può spendere 10 euro deve spenderli bene. Chi ha di più magari può permettersi di prendere anche qualche scatoletta di tonno. Ma sappiamo bene che i fagioli costano poco. Sì. La cosa è che da noi, Biscotti, 1 euro. ma biscotti, adesso di 1 euro non li trovi più. Non si È trovano tutto. un chilo quelli di bassa qualità. Sì, un euro No, no. 20, 1 chilo. Perché lì qualsiasi cosa, però cose che possono arrivare lì che non si rovinino, no? Ah, in vetro non si può, tipo olio in vetro, no? Sì, come no? Certo che puoi. Anche con Ah, sia vetro? in vetro che in tutto, adesso in pratica ovviamente fanno dei controlli, però nelle frontiere Non è che si adesso, rompe per ma strada no, perché buttato. vengono imballati, no? Come si deve. Per cui, in pratica, anche per quanto riguarda le frontiere, hanno aperto, diciamo, per quanto riguarda gli aiuti umanitari, Sì, canali sia nelle umanitari. frontiere vengono lasciati in pratica senza tanti controlli e senza tanti che magari quello puoi, quello non puoi. Per
va, perché lì serve veramente in modo disperato. Immaginati che se all'inizio della guerra c'è qualche bomba qua e là, adesso sono città proprio devastate completamente. Lo so. Perciò, tante volte veramente io andando con la bicicletta così, mi viene da piangere essere da solo così, mi viene da piangere perché pensando a, anche se io adesso sono che faccio un po' di fatica, che devo pedalare sotto la pioggia, ma quanto sono fortunato che comunque vivo in un paese che c'è Tranquillo, è libertà vero. di parola, tu puoi comunque esprimerti anche se quel politico non ti piace, non vengono Certo. dopo a casa tua, ti menano o ti ammazzano perché hai detto solo una parola magari fuori luogo, capito? Ecco, e poi non c'è, ovviamente mi chiedevano a Tortora che c'erano dei bambini e mi chiedevano, mi facevano delle domande e io ho detto guarda, sei fortunata perché tu puoi andare a scuola prima di tutto e i tuoi genitori sono tranquilli che tu vai e torni perché sì, è un paese libero, è un paese dove c'è regna la libertà e la pace, non come nel nostro paese, che in alcuni città hanno aperto qualche scuola, diciamo, però sempre sono pronti a scappare sotto quando suona la sirena. Per cui diciamo che ci sono alcune città che non se ne parla proprio di scuola, stanno sotto, ci sono delle persone, comunque tipo una specie di insegnanti che stanno comunque con loro, si creano lì delle stanzette, tutto sotterraneo. Diventa ormai asilo e scuola e casa Ora qui. viene freddo, il problema è che viene A freddo. proposito di questo stavo dicendo, stavo pensando alla stessa cosa, adesso andiamo verso l'inverno, poi comunque la Russia ha comunque delle temperature molto basse, addirittura meno 50 mi pare di aver sentito, quindi è anche importante poter inviare magari, non so, dei vestiti pesanti, delle coperte, delle Sì. scarpe magari, delle calzature pesanti. Certo, ovviamente sì, però quando è iniziato tutto questo, la cosa che di più si è mandato in Ucraina, proprio vestiti, Ah, ma ok. tutti hanno svuotato gli armadi, diciamo, che ovviamente hanno dato tutto quello che potevano, no? Per cui ce n'è tantissimo di Quindi vestiti. vestiti no. Allora, quindi I diciamo che vestiti, no, se uno può, certamente una anche, cosa bella e caldo di lana che scalda davvero, però i no? vestiti loro se li passano, capisci? Senza col vestito ancora se li passano tra di loro, ma mangiare Vabbè, il loro non cibo, puoi allora, fare. diciamo che la cosa principale è il Fondamentale. cibo. Il cibo, soprattutto il cibo a lunga conservazione, ovviamente le scatolette tipo i fagioli, ovviamente gli omogenizzati per i bambini, il latte in polvere e se possibile anche delle medicine almeno per come dire, tamponare quando uno ha un incidente o qualcosa, perché le medicine mancano. Almeno io penso al Certo. disinfettante, gli antibiotici, quelli base, oppure forse anche la tachipirina per la febbre, queste cose sono Sì. importanti. Per prendere qualcosa così senza ricetta, si può prendere qualcosa qui? Sì, Certo, la lo tachipirina. possono. Perché ci sono i farmaci generici, soprattutto per quanto riguarda la tachipirina oppure quelli antifebbre in generale, che ci sono generici. Quindi uno volendo potrebbe. In Italia, per esempio, c'è il banco farmaceutico che si raccoglie ogni tanto i farmaci. Quindi se Sì. uno vuole può andare in farmacia a spendere anche là 10 euro e prende un po' di farmaci. Li può, penso, lasciare in questi centri dove appunto il personale specializzato poi li manderà in Ucraina. O no? Sì, il mio vicino di casa, che la moglie fa, diciamo, la farmacista, ecco, sono stati molto carini, subito mi hanno chiesto cosa e così. Loro anche di tasca loro hanno comprato anche e mi hanno portato e siamo andati, abbiamo portato insieme, che lui veda. Ho detto, se vuoi vieni con me. E siamo andati insieme nel centro dove c'è il nostro centro ucraino e ci sono più posti dove si portava la merce così. Per poi dopo spedirla, per cui però c'era anche nella farmacia c'era il cestino dove era per l'Ucraina se qualcuno voleva comprare qualcosa, il banco per l'Ucraina, diciamo che in tanti posti a Udine, veramente in tanti posti di tutto, anche nei centri commerciali, anche Lidl, penso anche qui da voi all'inizio andavi dal Lidl e c'era che parlavano, ecco, se vuoi aiutare l'Ucraina, ecco, Ora non c'è, dappertutto. quindi Adesso non c'è a più. Sud Italia non ho visto questo No, supermercato, quelli no, posti. no, 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 adesso non se ne parla più di queste cose qua, per cui non ci sono neanche più Aiuti. I i cosi, i contenitori per carrelli, poter, tutto. ok. Capito? Per cui diciamo che ecco, questo è stato anche uno
motivi importanti per i quali io sono partito in questo viaggio, perché ho visto che non se ne Non si parlava parla più. più ora. Era calata l'attenzione, era calata l'attenzione, non c'era più attenzione nei confronti dell'Ucraina perché adesso ci sono altri problemi, quindi magari il problema della guerra non ti tocca da vicino e allora tu dici vabbò, però non è così. Se Non non... per tutti, per fortuna. No, Non quello per sì, lo tutti. so, ma io penso che dovremmo capire che siamo tutti fratelli, sorelle, siamo tutti uguali da questo punto di vista. E se c'è un nostro amico che soffre, indipendentemente se fa parte di un'altra nazione, noi dobbiamo essergli di sostegno, cioè non ha senso. E noi non siamo civili, cioè sono più civili gli animali, veramente, rispetto agli esseri umani, purtroppo, mi dispiace dirlo. Per questo bisogna parlare di più, come Nicole ha fatto bel gesto, tutta Italia ha mosso un pochino gente. Ora anch'io mi sono mossa, ora voglio anch'io fare un po' di più. Già chiamo a un'altra amica, voglio parlare, dico dai, faccio anche 10 euro. 10 euro io, lui là, qua, più 10 euro in spesa o così, una borsa grossa si può comprare, tante cose. Certo, non Adesso dico bisogna una cosa, importare. una cosa, quante persone, quanti di noi fumano le sigarette? Io fumo le sigarette, per esempio. Basterebbe rinunciare a un pacchetto di sigarette al giorno e sono 5 euro, sarebbe comunque dei soldi che andrebbero a una causa giusta. Noi Ma io dovremmo penso dirgli, togliamo la salute quando c'è gente che ne ha bisogno. che se uno vuole trova sempre una piccola parte, però diciamo, di bisogna quei parlare, soldini. bisogna dire, perché gente anche non lo sa, non lo vuole, nessuno lo dice, è così fermo. Se si parla di più, dici di più. Sì, è vero, è vero, è vero, ma anche perché ricordo che i primi tempi ne parlavano tutti i giornali, c'erano state le raccolte in massa di beni, indumenti e tutto, poi è passato in secondo piano con la questione della Russia, quindi delle sanzioni, poi degli aumenti. E quello forse è stata anche un'arma nei confronti dell'Europa e degli altri paesi che stavano iniziando a dare una mano ed è un modo per bloccare tutto, però noi non dobbiamo fermarci. Cioè, secondo me, quello che tu stai facendo è una cosa bellissima e che comunque rimarrà. E stai seminando. Ogni volta che tu passi, le persone ti riconoscono. Pure che ne una sola, in ogni posto dove vai, però c'è il passaparola. Io ho fiducia. Che uno sia credente o no, però bisogna avere fiducia. Cioè, bisogna avere fiducia negli esseri umani, perché non è che sono tutti cattivi o tutti che ci sono persone come te, come Anna, come tutti quelli che insomma ti hanno incontrato e ti hanno voluto sostenere. Prima sì, lui ha lasciato segno, quando si ferma con persona, dopo persona fa qualcosa veramente, viene voglia di fare. Ma sì, infatti oggi siamo andati a bere un caffè in un bar. Inizialmente la signora era molto fredda. Alla fine ha tagliato un dolce per tutti i piccolini, poi ha tagliato un altro dolce, ho detto, ah, ma adesso guardi che ci sta viziando, ha detto, voglio offrirlo così. Perché subito è cambiata, no? Parlando ha detto sì. Vabbè, ma perché all'inizio c'è, sai cosa? C'è il pregiudizio. In Italia, purtroppo, come in tanti Pregiudizio. posti, c'è il pregiudizio nei confronti magari dello straniero, della persona diversa. Invece no, poi dopo quando ci parli ti rendi conto che è uguale a te. Anzi, magari puoi trovare tante cose in comune con l'altra persona. Perché magari, come in Ucraina ci sono un sacco di madri, pure qua ci sono le mamme. I bambini, la stessa cosa, parlano una lingua diversa, però sempre mamme sono, sempre bambini sono, sempre nonni sono. E No, noi ma dovremmo dire questo. io dico così, che in pratica immaginati, non voglio neanche fare esempio su di me o su di te, ma una persona che ha perso il figlio perché un malvivente, un criminale gli ha ammazzato il figlio, no? Tempi di Va in oggi. tribunale per giudicarlo, entra qualcuno nel tribunale e dica: viva il criminale! Cosa dice il papà di quel figlio, a quell'uomo che dice così? Così alcune persone gridano oggigiorno: viva Putin! E cosa direbbe un padre di quei bambini ammazzati
per ordine di Putin, ovviamente, no? Cosa direbbe? Cioè, capisci? È veramente, chi dice adesso viva Putin, forse non sta bene, proprio non sta bene, perché ovviamente in un certo senso cerchi di capirlo, perché con i problemi adesso del gas che ci sono, Putin questo voleva, per creare confusione in Europa. Per questo lui ha detto io chiedo tanto e dopodiché voglio vedere come loro ancora sosterranno l'Ucraina o vorranno già. Quello che lui voleva. Io non sarò mai con Putin, mi dispiace. Io sarò sempre contro i dittatori, tutte le persone che tolgono la libertà. Cioè, chi ammazza non è degno di essere rispettato. Quindi, per me non esiste, non mi posso schierare nei confronti di una persona che uccide oppure dice sì, ok, va bene, possono morire i bambini, possono morire le donne, possono morire le persone anziane. Già, non esiste. Per me è una persona che non è qualificabile come essere umano. Non è nemmeno un Per quello io animale. dico. Cioè, è qualcosa che purtroppo non è qualificabile. Cioè, è un dittatore. Cioè, è una persona che, indipendentemente dalla politica, da tutto, cioè non puoi scegliere di sterminare un popolo. Perché tu stai sterminando un popolo. E la storia, vabbè, ci sarà. Purtroppo la storia noi la dimentichiamo. Perché è già successo tante volte, continua a succedere. È un assassino per me, cioè, quindi io lo considero un assassino. È distrutto anche Russia, anche Russia ora è distrutto. Quanti uomini hanno scappato e sì, sta crollando anche Russia. Ma io mi auguro Sì. Anche davvero che possa succedere qualcosa di buono Russia. da questa situazione, perché poi comunque l'essere umano cerca sempre di reagire, si adatta e reagisce. L'unica cosa che tu puoi fare, che noi possiamo fare con i mezzi che abbiamo, è cercare di darci una mano a vicenda. Al momento non c'è altro da Con fare, perché noi piccoli siamo solo gesti, non dimentichiamo. dei piccoli gesti. Come una volta al tempo del nazismo, c'erano addirittura gli italiani, ma tanti altri, che nascondevano in casa le persone ebree per evitare il campo di Ebrei, sì. concentramento. Io penso che io lo farei in Italia, se dovesse capitare, perché comunque. Non è una legge quella che uccide le persone. Comunque. Sai qual è il fatto, purtroppo? Adesso come adesso, tante persone, questi ultimi giorni, sono scappati dalla Russia. Ma il problema è proprio questo, che loro non dovevano scappare, ma dovevano rimanere lì, visto che non sono scappati via perché non erano d'accordo, giusto? Sì. Allora dovevano rimanere lì, Uscire nella piazza, incoraggiare gli unirsi. altri, uscire in piazza, ed era fatta. Questo è, molti dicono, stessi russi che vivono. C'è un attore, diciamo, abbastanza conosciuto che adesso vive in Spagna, lui da anni, dice che sono codardi, dice anche lui, perché dovevano non scappare, dovevano rimanere lì, incitare gli altri per uscire in piazza e dire no alla guerra, non dici no alla guerra o va, sono andati in Georgia e ancora dicono che Putin ha ragione. Però sono scappati. Allora, il problema qual è? Che purtroppo anche in Italia funziona così, per problemi molto più stupidi, cioè le persone si lamentano e non scendono però in piazza. Per problemi più seri come i vostri, che poi sono anche problemi nostri, cioè non scendono in piazza perché là subentra la paura, subentra la questione di essere ammazzati e quindi non c'è più, diciamo, l'amor di patria per dire io difendo con la mia vita, i diritti di mio fratello, di mia sorella, cioè del mio simile. Lì prevale il fatto che comunque uno si vuole salvare la vita e se ne va. E poi magari dice pure che Putin ha ragione oppure che è contro Putin. E quelli che rimangono sono gli unici veri guerrieri, le persone che non si possono difendere in quel momento, che magari si stanno nascondendo, però rimangono lì. E che l'unica cosa che noi possiamo fare, lo ripeto, non potendo andare noi lì a fare qualcosa, perché poi sarebbe un'invasione, no? Perché se tu gli dai una mano, lui la vede come un'invasione. L'unica cosa che possiamo fare è cercare in maniera non violenta e pacifica di tamponare, e nella speranza che questo conflitto possa, diciamo, terminare il più breve tempo possibile con meno vittime di quelle che magari ci sono, perché le vittime, poi vedi, tu mi stai dicendo che muoiono di fame le persone, muoiono magari di Di malattie. malattie soprattutto che non si Certo. curano, Malattie curabili che però non malattie. avendo i farmaci non ti puoi curare. Certo. Oppure di freddo, perché magari l'inverno
E se fa freddo una persona può morire assiderata, insomma, cose che non riusciamo a capire perché comunque stiamo bene. Viviamo comunque in un contesto di pace, sì, abbiamo comunque un tetto sopra la testa, non abbiamo la guerra, possiamo mangiare, ci possiamo coprire. È difficile da Difficile anche capire. immaginare come può succedere nel 2022 che si pose così, cose crudeli così, non avere tetto distrutto, non avere O avere la acqua, paura dei non c'è. Di bombardamenti, avere la paura di qualcuno entri in casa e ti distrugge notte la fa. casa, ti ammazza, non poter uscire per la strada. Io penso che questo è. Senti, Nicola, allora abbiamo esattamente 6 minuti perché Zoom, la versione gratuita, ci dà 20 minuti in totale, ne rimangono 6. Se vuoi tu o se volete voi aggiungere qualcosa, anche perché questa non sarà la prima, noi vogliamo documentare anche altre esperienze che magari ti stanno capitando lungo il percorso. Io vorrei ringraziare anche i tuoi amici che ti hanno ospitato e che sono vicini perché l'amicizia è importante. Grazie. Ma è vero, perché lui si sente secondo me meno solo, perché poi siete connazionali, quindi vi siete sentite vicini ancora di più perché è vero, l'italiano, quello che vuoi, però quando senti una persona del tuo paese che parla la tua lingua, che è cresciuta nello stesso Certo, ambiente tuo, sì. siete una famiglia, perché la famiglia poi non è la famiglia di sangue, la famiglia è Esatto. quella che ti ritrovi, cioè i compagni di avventura e di sventura, quindi voi siete la sua famiglia. E oggi lo siete di più. Scusa, infatti io dicevo nello scorso video che sono 10 volte più felice e contento di questa ospitalità perché comunque mi ospita una mia paesana, una mia connazionale, che abbiamo tante cose in comune, tante cose di cui parlare. È diverso, capisci? Magari anche la Siamo. cucina, possiamo dirlo, magari ti prepara anche qualche Certo. piatto buono della cucina, insomma, ucraina, non lo so. Però davvero, da questa, diciamo, esperienza bella e anche brutta, che purtroppo è la guerra, però esce fuori, vedi, l'amicizia vera, la vicinanza vera di persone che ti vogliono bene perché sei tu, perché Certo, stai facendo una cosa certo. bellissima. Fa tante cose belle, positive. Volevo tanto, lui è Maurizio, il marito di Anna, che lui non sente tanto bene, per quello magari povero non dice niente, però volevo salutarlo, volevo dirgli grazie, che è una persona tanto tanto buona, ma veramente lei è tanto fortunata di avere uno come lui, Allora, veramente. noi allora Non dice mai ringraziamo. di no, li vuole tanto bene, per cui. Allora ringraziamo Maurizio e Anna, che sono tuoi amici davvero cari, che in questo momento ti stanno vicino e anche loro stanno, vedi, sposando la tua causa, che poi anche la loro e della nostra, ci crediamo. Quindi noi abbiamo giusto questi 4 minuti rimasti. Io voglio continuare a dire: cercate di donare, come ha detto Nicola, come ha detto Anna, come ha detto Maurizio. Donate, donate, donate perché ci sono un sacco di centri nelle vostre città. Basta vedere pure su internet perché tanto basta cercare. Portateci di prima necessità: Certo. scatolame, omogenizzati, latte in polvere. Qualsiasi cosa. O comunque quello che vi Oh. chiedono anche loro al centro, magari al centro sapranno che adesso andiamo durante l'inverno, Certo. potrebbero servire delle cose rispetto ad altre e ve lo sapranno dire, però informatevi perché esiste e c'è ancora la guerra in Ucraina, non è finita purtroppo, cercate di documentarvi e anzi se avete la possibilità di dare un contributo, datelo di persona. Alle persone fate finta che è un vostro parente, perché potreste esserci voi al posto delle Certo. persone che in questo momento stanno subendo la guerra. Noi siamo fortunati e Proprio così. dobbiamo Grazie, condividere. Dobbiamo condividere grazie. perché non possiamo solo condividere le cose belle, dobbiamo condividere tutto. Perché io penso sempre Certo. che c'è un momento della resa dei conti in cui ognuno di noi deve dare conto di quello che ha fatto e quindi cerchiamo di fare la cosa giusta per una volta. O proviamoci Tutti almeno. insieme. Tutti Non insieme. dimenticate, non dimenticare Ucraina che ha bisogno davvero, davvero ora ha bisogno. Vogliamo lanciare un messaggio in lingua ucraina, tipo donate. Vai tu, Anna. Allora, ok, Anna, ti utilizziamo come traduttrice. C'hai 2 minuti e 50 secondi. Allora, tipo un messaggio Ne tipo donate qualcosa. Vai tu. treba nam забути про Україну. Всі, хто розуміє українську мову, будь ласка, поможемо всі разом. Dai.
Можемо всі разом і хто як може. Хто як може, чи може, не забудемо. Україна дійсно потрібно, багато цього потрібно для дітей, для дорослих. І ніхто не чекав, що таке може в 22-му році така статися біда. Настояща біда отака, прямо крудилля, вера крудилля, дуже-дуже сильна. Такий диктатор нам попав, що хоче взяти нашу землю, і ми не віддамо нічого, і вся земля повинна бути наша, та, що була раніше, і Крим, і вся територія наша. Ми і Україна, ми хочемо говорити своєю мовою, і наші звичаї мати. Ми не хочемо бути під крилом Росії. Росія то є Росія, вони собі командують, нехай живуть як хочуть. Ми маємо свої традиції, свою мову, і це і наша земля, наші звичаї, наш народ. І ми хочемо бути вільні. In poche parole. Liberi. Vogliamo essere. Sì, in poche parole ha detto che vogliamo semplicemente essere liberi, vogliamo avere la nostra terra, la nostra lingua, la nostra tradizione, che è ricca la nostra tradizione. E ovviamente sì, vogliamo essere liberi, cioè che ci lascia in pace, che noi. Putin vuole unire tutti insieme come Unione Sovietica, 15 paesi, tutti insieme. Vuole che l'Ucraina ancora fa parte di Russia e vuole comandare lui. Anna, purtroppo ragazzi, adesso abbiamo solo un minuto. Io vi posso dire questo. Sì. La Web TV si chiama Liberi TV. Vi auguro davvero che la libertà possa sempre splendere, dipende da noi. Quindi io abbraccio voi virtualmente. Ci abbracciamo, mi raccomando, donate, donate, donate e cerchiamo di ricordarci che ci possiamo dare una mano a vicenda. Va bene? Sì. Grazie. Grazie di cuore. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo grazie alla a tutti prossima. Italiani. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.